3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff. Go Hera, go Falcon, go SpaceX. La missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea è partita con successo alle 16.52 ora italiana a bordo di un Falcon 9 da Cape Canaveral in Florida. La sonda dovrà studiare gli effetti del primo esperimento di difesa planetaria. Nel 2021, infatti, la NASA lanciò DART per colpire la coppia di asteroidi di Deimos e Dimorphos a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Il 26 settembre 2022 la sonda colpì il satellite Dimorphos per deviarne l'orbita attorno al corpo principale di Deimos. A testimoniare l'evento in prossimità dell'impatto c'era il nano satellite tutto italiano LiciaCube. Hera è la prima navicella spaziale sviluppata nell'ambito del programma Space Safety dell'ESA. Contribuiscono 18 paesi membri, ma anche la JAXA, l'agenzia spaziale giapponese. Il nostro paese, in particolare, con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha realizzato alcuni sistemi di bordo e uno dei due CubeSat che osserverà da vicino l'asteroide. Secondo i piani dell'ESA, Hera raggiungerà Dimorphos alla fine del 2026. La sonda valuterà le dimensioni e le profondità del cratere creato da DART e calcolerà con precisione i cambiamenti orbitali e la morfologia dell'asteroide in vista di futuri ulteriori test di difesa planetaria.